Buonasera da Bruxelles. Londra non entrerà nell'euro, almeno finché ci sarò io al governo. Così il premier britannico David Cameron ha respinto l'invito del suo omologo francese Fillon. All'incontro a Downing Street anche il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, che ha comunque sottolineato come l'euro forte abbia nascosto i problemi di bilancio di molti paesi europei. All 27 members are fully convinced that the stability of the Eurozone. Tutti i 27 Stati membri, ha detto Van Rompuy, sono convinti che la stabilità della zona euro sia fondamentale, non solo per loro, ma anche per chi, come l'Inghilterra, non ne fa parte. Il rafforzamento del fondo salva stati potrebbe arrivare entro il 4 febbraio prossimo, quando a Bruxelles si terrà il primo vertice europeo del 2011. Il presidente della Commissione Barroso aveva chiesto nei giorni scorsi un aumento della capacità di intervento del fondo e un ampliamento del suo campo d'azione. Un ventaglio di opzioni sarà discusso lunedì e martedì prossimo dai ministri delle finanze, per poi arrivare sul tavolo dei capi di Stato e Governo appunto il 4 febbraio. È arrivata davanti alla Corte Europea di Giustizia del Lussemburgo la causa che vede l'Italia accusata di violazione della normativa europea sulle acque reflue urbane. A portare l'Italia davanti ai giudici è stata la Commissione Europea, che ha effettuato un esame agglomerato per agglomerato in 12 regioni italiane. Per l'esecutivo europeo un gran numero di zone prese in esame non disponevano di sistemi che permettessero di trattare in modo completo tutti i reflui prodotti. Inflazione in netto aumento in Europa, a dicembre si è attestata al 2,2% rispetto all'1,9% di novembre. Nell'eurozona è la prima volta da 2 anni che si supera la soglia del 2%. Le pressioni principali sui prezzi sono giunte dall'energia e dai prodotti alimentari.